non è il tipico rapporto fra attori, colleghi che si trovano sul palcoscenico, ma è un rapporto di vera amicizia, posso dirlo francamente. Tullio è il mio migliore amico. Grazie. Tullio è il migliore amico dell'uomo. È fedele. Quando lo chiami arriva subito, sempre. Non sporca. Come due vecchi amici che si ritrovano, Lopez e Solenghi tornano sul palco dopo 15 anni. Una carrellata di sketch, voci, imitazioni, canzoni, improvvisazioni e risate per uno spettacolo in cui i due istrioni si offrono alla platea, in questo caso del Teatro Signorelli di Cortona. Aver ritrovato il compagno Tullio sul palco, è l'amico di sempre, e lo spettacolo è diventato tutta un'altra cosa. C'è quell'elemento lì, ma ci sono elementi canori, il fatto di cantare insieme, ci sono momenti di puro intrattenimento, di sketch, imitazioni, c'è un po' tutto e c'è un grande, reale divertimento fra noi. Ti lascio una canzone da cantare, una canzone che tu potrai cantare a chi. Soprattutto io credo che basta che vi guardate, anche se non c'è un canovaccio potete andare avanti uguale. Potremmo andare avanti, questo spettacolo l'abbiamo costruito in 15 giorni, 10 giorni, tanto era l'intesa era già di per sé prima ancora di salire in scena. E poi chiaramente sera per sera c'è sempre qualcosina di nuovo, la base è quella di sicuro. Però il divertimento serale fa sì che poi qualche piccolo, diciamo, germe di comicità sia aggiunto ogni sera. Questa sera abbiamo un ospite straordinario, è venuto a trovarci su questo palcoscenico il grandissimo Gian Piero Mughini.